Bentornati amici ascoltatori di By Night Roma, proseguono le nostre interviste con moltissimi ospiti, in particolare riapriamo la rubrica sul design, dedicata al design, perché parleremo di interior design con l'ospite di questa sera, Lisa Petersen, proprietaria e titolare dello studio LPID. In particolar modo ci concentreremo nel parlare del design commerciale. Ve la vado subito a presentare, benvenuta Lisa. Grazie. Allora, buonasera a te Lisa. Anzitutto voglio domandarti da quanto tempo è nato questo tuo studio LPID? È nato da una passione, da un'aspirazione o è nato per caso? No, allora, innanzitutto grazie per l'invito oggi. Lo studio è nato 2 anni fa, mentre l'attività di cui mi occupo, insomma, interior design, design commerciale, lo faccio da ormai quasi 12 anni. Lo studio veramente è nato da una volontà di mettere su una cosa mia, di poter un po' scegliere i progetti su cui lavoro. Quindi dare una tua impronta. Sì, sì. E poi anche la decisione di focalizzarmi sul design commerciale piuttosto che residenziale era anche un motivo per cui volevo avere la mia attività. Allora, prima di andare appunto a parlare del design commerciale, dei servizi che offre il tuo studio e tu da professionista, vogliamo un attimo chiarire le idee agli ascoltatori su che cos'è l'interior designer, perché c'è molta confusione, questa figura si sente molto parlare negli ultimi tempi, ma magari non tutti sanno esattamente cosa fa, qual è il suo ruolo. Allora, sì, c'è confusione perché è un campo molto vasto. Esatto. L'architettura di interni, insomma, può andare dalla piccola ristrutturazione allo showroom, al supermercato, ci sono mille sfumature. Ora, il design commerciale praticamente vuol dire che mi occupo della progettazione di spazi che vendono qualcosa oppure che vendono se stessi, quindi si sente pure spesso lo staging, no? Esatto. Quindi case in vendita, case in affitto, poi gli showroom di borse, di mobili, di altre cose, negozi, quindi questi sono tutti spazi commerciali. Strutture ricettive, micro ricettive che devono avere un appeal particolare per parlare a un target piuttosto che a un cliente privato. Se ho un cliente privato davanti a me, diventa un progetto residenziale in base ai gusti di una persona o a una famiglia. Nel design commerciale il mio target è una persona che non conosco in realtà. Ah. Ovviamente il tuo studio si rivolge a un target che sono sia clienti privati che clienti commerciali, li hai definiti. Quindi sì. Vogliamo un attimo spiegare qual è la differenza e come cambia il tuo approccio lavorativo in questi due casi? Allora, la differenza da un lato è privato ai gusti personali. Io devo trovare una soluzione che corrisponda a questi gusti in qualche modo, no? Una soluzione a cui questo cliente privato da solo non avrebbe potuto pensare. Mentre quando faccio un progetto commerciale devo identificare le potenzialità dello spazio del progetto verso un certo target. Devo progettare per una persona che non conosco. Questo nel rapporto con il mio cliente in realtà spesso volentieri mi facilita le cose, perché posso far capire al cliente che una soluzione renderà di più piuttosto che un'altra, no? Quindi è più un approccio di investimento nel settore commerciale. Quindi, però, a prescindere da questa differenza, entrambi le tipologie di clientela, quindi sia privati che commerciali, possono chiedere una consulenza a te oppure chiamarti per fare una ristrutturazione, un rinnovamento dei loro interni, per certamente, l'appunto. Sì, sì. Ora ho 2 progetti in corso a Roma, entrambi residenziali, quindi assolutamente. Quindi, amici ascoltatori, se avete in mente, sia che siate diciamo aziende che clienti, se avete in mente di ristrutturare i vostri interni, ricordatevi questo nome, Lisa Petersen, ho detto bene? Benissimo, Lisa, sì. Lisa, qual è la tua impronta? Qual è la tua firma, il tuo stile che metti magari quando un cliente in particolar modo, diciamo privato, appunto chiede il tuo lavoro, la tua professionalità?
Io punto molto sui materiali di alta qualità, lavoro direttamente con le produzioni ad esempio di travertino a Tivoli, con le fabbriche dei mobili a Milano, punto molto sulla qualità del materiale e dell'artigianalità del prodotto. Per i progetti commerciali poi mi servono sempre dei oggetti di alto impatto. Collaboro con una ditta che si chiama Amerigo Milano, ad esempio, che fanno una serie di home accessories, oggetti di alto impatto visivo, perché i progetti commerciali devono in un primo momento vendere avere online. L'impatto visivo. Sì, bravissima. E quindi sicuramente alto impatto, cose insolite, un po' essendo tedesca il mio gusto personale probabilmente è un po' più lineare, non troppo romantico, però insomma sempre in base alle esigenze dei clienti. Lisa, comunque, diciamo che nel design commerciale ci vuole molto, bisogna molto lavorare di psiche, no? Molto sei una sorta di psicologa, devi capire cosa poi il cliente in base a quell'impatto visivo che ha, cioè se può stimolarlo o meno, diciamo, sei una sorta di psicologa anche. Sì, magari anche un detective, perché anche detective, interessante. Uno deve capire quale possa essere la persona a cui interessa questo particolare progetto. In più, nei confronti del mio cliente, io posso anche creare il target, no? Posso progettare in un tale modo che attiro un certo tipo di persona nella progettazione di strutture microrecettive, ad esempio, in base ai servizi e al livello di design che offro mi ricavo una certa fetta del mercato. Quindi qui c'è tutto un lavoro mentale dietro. Sì, è questo che mi piace, spremerti le meningi. Tu lavori anche fuori dall'Italia, anche in America, giusto? Sì, ho dei clienti in America, in paesi arabi al momento. Un po' sparsi nel mondo. Sì, devo dire che il fatto di avere un legame al design italiano per loro è un punto forte. Assolutamente, perché insomma l'Italia è piena di artigiani, di design, e spesso magari per chi viene dall'estero è un po' più difficile accedere anche per motivi di lingua, quindi è vero, quindi tu fai un po' da tramite, sì, da punto di connessione tra, sì, l'Italia, lo stile italiano e appunto quello extra, diciamo, fuori dal continente, fuori proprio dall'Italia. Sì. Parliamo un attimo del tuo sito web www.lp-id.com. Sì. Cosa ci puoi dire di questo sito web? Cosa troveranno gli ascoltatori andandolo a visitare? Ma troveranno una breve descrizione dei servizi, al momento in inglese. Poi c'è una galleria di immagini con lavori realizzati. C'è un video che avevamo fatto per una collaborazione con una ditta di mobili milanese. Diciamo un breve recap di quello che facciamo, chiaramente i contatti. Quindi, i contatti. E ovviamente vogliamo ricordare anche che ovviamente solo su appuntamento possiamo richiedere la tua consulenza, perché ovviamente sarà impegnatissima. Sì, ma non solo impegnata, però spesso su cantieri, quindi nello itinerante. Studio bisogna. Quindi per tutti gli ascoltatori che vogliono una consulenza, prenotare un appuntamento con Lisa, dovete appunto chiamare prima preventivamente, perché lei in via Portuense 882 Roma, quindi zona Portuense, non si trova sempre tutti i giorni, perché lei è itinerante, si sposta sui diversi cantieri, per cui ricordatevelo solo su appuntamento, altrimenti restate fregati, aspettate lì 3 ore fuori la porta. Dico bene? No, questo no, perché c'è sempre qualcuno che ci lavora, certo, però insomma. Scherzando. No. Allora, rinnoviamo l'invito su sito web www.lp-id.com, nonché indirizzo email per qualunque informazione vogliate contattare Lisa e perché no per fissare l'appuntamento. Vi ricordo, carta e penna alla mano oppure smartphone e phone. Petersen, scritto con 3, Petersen, ho detto bene, sì. Chiocciola lp-id-com, no, forse si sono sbagliati, appunto com, chiediamo scusa, però purtroppo l'errore umano ci include anche questo.
peterson@lp-id.com, via Portuense 882 Roma, quindi zona Portuense. Abbiamo anche un numero di telefono, quindi carta e penna alla mano, 348 216 0537, lo ripeto, 348 216 0537. Abbiamo dato tutti i contatti di riferimento, Lisa, manca, ci siamo dimenticati di qualcosa? Ora sapete tutto, quindi. Ora sapete tutto di Lisa Peterson dello studio LPID. Vuoi aggiungere qualcosa, mandare un messaggio agli ascoltatori? Diciamo, io sono molto felice diciamo delle nuove tecnologie che stanno nascendo, dalla possibilità veramente di lavorare un po' come un digital nomad anche nel mio settore. Cioè, io riesco a progettare in Italia per dei clienti all'estero in maniera abbastanza precisa ormai. C'è tutta una tendenza, anche il DNVB ad esempio, no? le aziende che nascono digitalmente online. Quindi credo che sia una cosa che la mia generazione tendenzialmente ancora non sfrutta al massimo, che forse le nuove generazioni utilizzeranno molto di più, perché il mondo ormai è in continua evoluzione. Sì, è tutto vicino grazie al web. Allora, amici ascoltatori, che siate clienti privati oppure no, che siate clienti commerciali, ricordatevi, questo nome è Lisa Peterson. Ovviamente il mio appello è di affidarvi sempre a professionisti competenti, e in questo caso, perché no, chi meglio di lei, Lisa Peterson, nello studio LPID. Lisa, io ti ringrazio di essere stata qui questa sera con noi e ti auguro un bocca al lupo per la tua carriera. Grazie mille. Grazie mille a te, Lisa. Amici ascoltatori della notte, continuate a seguirci perché le interviste e gli ospiti proseguono.